Questo è un video che a Gabriele piacerà tantissimo montare. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Questo è proprio uno di quei video che Gabriele odia montare. È per questo che lo faccio con slancio e piacere. Oggi vi farò il tag 44 cose che ho imparato nella mia vita. Questo è un tag particolare che ho visto in diversi canali. L'ultimo in cui l'ho visto è quello di Saidori, Silvia, e sono appunto le 44 cose, una cosa per ogni anno di vita. Io, avendo soltanto 12 anni, non potevo farlo così breve il video, quindi un po' portato agli estremi fino a 44. Questo numero mi faceva simpatia. Poi mi sono accorta che scrivendoli, perché li ho dovuti scrivere per forza, 44 cose a braccio non mi vengono, cioè mi vengono, però poi magari nel momento in cui sono davanti alla videocamera non le ho a portata di mente. Poi però scrivendo mi sono accorta che nella mia vita ho imparato molte più cose, infatti le scritte tipo 52, sono una vecchia inside, una novantenne dentro, perché avrei potuto scrivere 94 cose che ho imparato nella mia vita. In realtà mi sono dovuta fermare a 44. Vedete, vi avviso, è un po' pesante questo tag, perché le cose che ho imparato non sono cose tutte allegre e divertenti. Cominciamo subito. La prima cosa che ho imparato è che siamo artefici del nostro destino e che quindi volere è potere. Questa è una cosa che ho imparato su più fronti, quindi che la costanza, la tenacia, il tenere la meta ben davanti ai propri occhi paga. Può essere faticoso, può essere un qualcosa di estremamente lungo e tedioso, ma è anche una cosa, io nel frattempo depenno, ma è anche una cosa estremamente soddisfacente l'arrivare lì dove si vuole arrivare, o dove ci si è prefissati di arrivare, o anche arrivarci vicino, nel senso magari non afferrare il nostro sogno ma intravederlo, no? Avere quella speranza che ci proietti e ci faccia andare sempre avanti verso quella meta, perché alla fine il raggiungimento di un sogno è soltanto un episodio, no? Ma tutto quello che ci porta verso questo raggiungimento è lì la ricchezza, è lì la vita. E quindi ho capito che la tenacia, volere e potere, che siamo veramente artefici del nostro destino. Possono succedere 2000 cose negative, ma si può, se si vuole, continuare a puntare quella meta. Molto spesso noi ci autovinciamo, ci autolimitiamo. Ecco, io ho capito che bisogna superare questi limiti che ci autoinfliggiamo. Un'altra cosa che ho imparato è che non è mai troppo tardi, per nulla, non è mai troppo tardi per iscriversi all'università, non è mai troppo tardi per lasciare tutto quello che si sta facendo e ricominciare da capo, non è mai troppo tardi per ammettere di aver sbagliato, non è mai troppo tardi per prendersi una rivincita, non è mai troppo tardi per fare quello che si è desiderato fare da una vita, non è mai troppo tardi per inseguire quel sogno assurdo che avevamo messo nel cassetto, non è mai troppo tardi per fare jumping, non è mai troppo tardi per fare nulla. Finché abbiamo l'ultimo anelito di vita in corpo possiamo fare qualunque cosa, non è mai troppo tardi. Altro limite che ci infliggiamo: ho imparato che ci infliggiamo tanti limiti, che ci palettiamo la vita in maniera consistente, però non lo voglio dire perché sennò mi fa fuori altre 25 risposte, però quindi diciamo che non è mai troppo tardi è una delle cose che ho imparato. Io l'ho imparato sul mio aspetto fisico, l'ho imparato sul mio modo di vivere, sul cambiare un modo di vivere, l'ho imparato sul cambiare un indirizzo di studi. Ogni volta che ho deciso di fare una grande svolta nella mia vita ero sempre in ritardo per gli altri, era come se dovessi inseguire sempre il tempo che volava via veloce. Il tempo in realtà non è nulla, non esiste, perché noi siamo qua adesso, quindi ora, adesso non è tardi. È il momento di cominciare quello che ci siamo sempre detti essere troppo tardi per fare. Quindi non è mai troppo tardi. Un'altra cosa che ho imparato è che se lo fa qualcun altro puoi farlo anche tu.
Quindi se una persona cambia una ruota, io posso cambiare una ruota. Se una persona aggiusta il televisore, io posso aggiustare la televisione, il televisore. Se una persona attacca piastrelle al muro, io posso attaccare piastrelle al muro. Se lo fa un altro, lo posso fare anch'io, sempre che io sia disposta a pagare il prezzo per riuscire a fare quella cosa, cioè metterci l'impegno, imparare, studiare. È tutta una questione di volere. Si ritorna quindi al volere e potere di qui sopra, perché se lo fa un altro lo puoi fare anche tu, perché abbiamo tutti le stesse potenzialità. Solo una potenzialità è differente, l'esercizio della volontà. Ci sono persone più abituate a stimolare il loro carattere volenteroso, altre persone più pigre che invece sedano, si accontentano. Io ho imparato che faccio parte della prima cordata, quelli che se vogliono si impegnano e fanno, ma secondo me quasi tutti facciamo parte di questa cordata, e che molto spesso non c'è lo stimolo a farla scattare. Quindi se lo può fare un altro, lo puoi fare anche tu. Ho imparato anche questo. Ho imparato abbastanza in fretta, ho imparato prima di lavorare questa cosa, che si lavora per vivere e non si vive per lavorare. E lo dice una che lavora tantissimo. Ma io non lavoro per vivere, non lavoro per guadagnare, perché per quanto io lavori guadagno pochissimo, perché ci sono persone che lavorano che un terzo di me e guadagnano magari il doppio. Io lavoro perché mi piace il mio lavoro, mi piace quello che faccio, perché il mio lavoro per me è linfa vitale, è vita, e nello stesso tempo i frutti del mio lavoro non finiscono in un cassetto chiuso a chiave, ma vengono reinvestiti sulla mia vita. Io lavoro per poter permettere la vita che mi piace fare, che ho scelto di fare. Ho scelto seguendo sempre quel principio secondo cui volere è potere, secondo cui ognuno è artefice del proprio destino, secondo cui sopra. E vi dirò di più. Molto spesso è tanto vero che io lavoro per vivere, non vivo per lavorare, tante cose che potrebbero passare per lavoro, essendo il mio lavoro molto collima, no? Con le mie passioni, con i miei hobby, molti che potrebbero essere passati per lavori, io li faccio gratuitamente perché mi piace fare quello che faccio. E quindi proprio prendo lo stretto necessario per vivere dal mio lavoro, tutto il resto è vita pura, e lo stretto necessario lo reinvesto per vivere, per divertirmi, per dare una bella vita ad Enzo, una bella vita serena ad Enzo. Non immaginate che si facciano scialacqui di qualunque tipo, eh? Noi siamo persone che vivono del proprio lavoro, quindi ovviamente come tutti abbiamo una gestione familiare oculata, una gestione familiare protesa alla salvaguardia di nostro figlio, al suo futuro, e di conseguenza certo non scialacquiamo, però quello che voglio dire è che tutto quello che facciamo lo facciamo per vivere, e non è il lavoro il primo gradino della nostra, la prima priorità. La prima priorità è il benessere familiare, il benessere, l'armonia personale, l'armonia familiare. Tra un'importante mostra personale e un giorno con Gabriele in campagna, io non ho dubbi su cosa scegliere. Scelgo il giorno con Gabriele in campagna. Poi la mostra personale la sposto, non la elimino perché è un altro grande piacere, ma la sposto, non la farei mai coincidere con un appuntamento preso con mio marito, con mio figlio, per intenderci. Semplificando banalmente, una cosa che ho imparato in una maniera veramente traumatica, ma che mi ha risolto la vita, è che nella vita bisogna fare, quando si può ovviamente, e nel 95% delle volte si può, bisogna fare solo ciò che ci piace. Non scelte obbligate, non frequentazioni obbligate, non formalismi obbligati, no, solo ciò che ci piace, quello che ci va di fare, il lavoro che facciamo perché ci piace, perché se no c'è tempo per rimboccarsi le maniche, non lasciare il lavoro e andare alla ricerca, ma rimboccarsi le maniche mentre si lavora per una cosa che non ci piace, cercarci qualcos'altro che ci piace, o studiare per far sì di fare qualcos'altro che ci piace. Certo, questo fare sempre ciò che ci piace però presuppone un impegno pazzesco, perché non è affatto facile.
Io vedo molte persone che mi dicono: vabbè, tu sei fortunata, hai fatto della tua passione il tuo lavoro, certo che ti piace andare a lavorare. Un attimo, ma io ho faticato tantissimo per far sì che questo fosse possibile. Ho avuto tutti contro, ho rifiutato in determinati momenti lavoretti più sicuri per l'incerto. Io mi ricordo che quando ho cominciato a fare arte, quando ho cominciato a lavorare nel mondo dell'arte come assistente del mio direttore, io al mese, non vi nego, guarda, il mio primo stipendio è stato 180 euro, avevo appena rifiutato uno stipendio da 500 euro, ragazzi, soldoni, come segretaria in uno studio di architetti. Però la mia meta era quella, quindi al guadagno ho preferito stringere e perseguire il lavoro che mi dava di meno per fare quello che mi piaceva. Io sono stata sfruttata per anni, ho fatto una gavetta immensa, gavetta di cui sono super grata perché mi ha formato nel carattere e anche nella forma mentis lavorativa. Ho imparato ciò che non voglio fare alle persone a cui do lavoro, perché molto spesso mi capita di dare lavoro a alcune persone per dei lavoretti sporadici, ma io sempre pago al 100% il loro lavoro, mentre io sono stata sfruttata indegnamente, ma veramente indegnamente. Tutto secondo legge, ma la legge consente di essere sfruttati indegnamente. Ho potuto sopportare tutto questo perché era una cosa che mi piaceva. C'è gente che sopporta tutto questo facendo una cosa che non gli piace. Immaginate, molti di voi forse lo stanno vivendo, e io compartecipo della vostra frustrazione, della vostra tristezza, perché l'ho provata quando studiavo cose che non mi piacevano, ho provato quel senso di impotenza davanti alla vita che ti schiaccia. Bene, io penso che a un certo punto si possa e si debba dire no, scegliere magari una strada più tortuosa, naturalmente ragionando sempre con la testa, non abbandonando ciò che si fa per ignoto, ma facendo in modo e mettendo in atto strumenti affinché si possa divenire quantomeno più vicini possibili a ciò che ci piace. È essenziale vivere felici, ragazzi. Io non capisco le persone che si costringono a vivere una vita infelice. La vita è una. Bisogna fare quello che piace. Io ricapisco quelli che prendono il sacco in spalla, decidono di non lavorare, di non fare niente e di girare il mondo, perché la vita è una, bisogna prenderla per come viene e trarne il meglio che ci dia soddisfazione. Bisogna mettere in atto tutte le possibili cose da fare per essere felici. È un dovere che abbiamo nei confronti di noi stessi e di chi ci circonda. Ho imparato che qualunque cosa si faccia di buono, di perfetto, di bello, che a noi sembra qualcosa di eccitante e meraviglioso, ci sarà qualcun altro che avrà sempre da dire il contro e da puntare il dito. Sempre, perché siamo diversi, abbiamo visioni del mondo talmente differenti e talmente lontane, certe volte inconciliabili, che qualunque cosa una persona faccia di buono, di grande, di meraviglioso, ma anche di normale, ci sarà sempre qualcuno lì nell'angolino pronto a dire: però non è stata fatta bene questa cosa, per questo, questo e quell'altro. E ho imparato ad accettare questa cosa e a non soffrirne, perché siamo differenti. Ho anche un'altra cosa però che ho imparato, conseguente a questa, è che bisogna allontanare gli assolutisti dalla propria vita, quelli che hanno loro la verità in pugno, quelli che loro sanno come vanno le cose perché sono così e basta, che non ammettano che ci siano visioni differenti dalla loro. Quelle sono persone da evitare. Pericolosissime, bruttissime, le persone chiuse, le persone grette di testa, quelle che loro hanno la verità e tutto il resto è noia, come diceva Califano. Evitare come la peste gli assolutisti, quelli con la verità in corpore. Out. Ho imparato che molto spesso ogni impedimento è per giovamento, che da ogni imprevisto, da ogni disgrazia, da ogni cosa brutta che ci capita nella vita, poi la vita stessa fa rinascere un germoglio di felicità. Non so come, non so perché, ma da ogni cosa brutta che mi è occorsa nella vita è sempre venuto fuori qualcosa di buono fino a questo momento. Persino, e dico persino,
persino dalla morte di mio padre, che per me è assurdo pensarlo, però se valuto bene l'andamento della mia vita, se non fosse accaduto quell'evento tragico e drammatico per me, molto di quello che sono oggi e che mi piace che io sia, non sarebbe successo. Da ogni impedimento se ne trae giovamento, quindi quando ci capitano le disgrazie, quando ci capitano le cose brutte, ora non parlo di cose assurde e terribilmente brutte come la perdita di un figlio, una malattia, non parlo di questo, io di quello ho un grande rispetto e capisco e non mi accosto neanche ad affrontare la problematica o a dare consigli, perché proprio me ne tiro fuori, non sono nessuno, non sono in grado e posso essere solamente vicina a chi vive dei drammi di questo genere, ma io parlo semplicemente dell'andamento della vita, no? Dell'andamento naturale della vita. La morte di un padre è quasi naturale, è naturale che un padre sopravviva, che un padre muoia prima di un figlio, non è naturale il contrario, questo intendo. Comunque, anche nelle fasi più brutte della vita che ho vissuto, ne ho sempre poi tirato fuori un germoglio di felicità, e questo lo trovo un bilanciamento stupendo dell'energia vitale, no? Che da una parte ti toglie e dall'altra ti dà. L'importante però è non chiudersi quando succedono le cose brutte e non incattivirsi, non farsi incattivire dalle brutture, perché quello ci toglierebbe il senso del bello e quindi non scopriremmo più le cose belle che possono accadere dopo. Ho imparato che sono una persona che ha bisogno di credere in Dio. La mia fede è presente, è costante, non è sfacciatamente palesata, perché la vivo come un qualcosa di molto intimo e non mi piace convincere gli altri e voltarli al mio pensiero, per il principio di qui sopra, che dentro di me non c'è la verità assoluta. Io so quali sono i miei bisogni, quali sono le mie sensazioni, quali sono anche le mie paure, e so che trovo molto conforto nella fede. E so che anche molto di questo conforto analiticamente è un conforto di comodo, prendiamolo tra enormi virgolette, no? È una sorta di panacea per l'anima, di cura, il pensare che dopo la morte non ci sia nulla mi butterebbe in talmente tale sgomento da rifiutare l'idea. Molti pensano che questo sia un rifiuto ignorante della realtà. Può essere, ripeto, non ho la verità dentro di me, ma per come sono fatta io ho bisogno di credere e voglio credere in Dio. Ho imparato che a volte i nemici più acerrimi li abbiamo in famiglia, e proprio nella famiglia stretta, nella famiglia più ristretta, non la famiglia allargata, proprio nelle prime proprio fasce. E questa è una cosa che si impara sulla propria pelle ed è una cosa bruttissima, e che quando ti capita ti spiazza, perché proprio ti senti tradita nel profondo, senti che le tue radici ti stanno tradendo e quindi ti senti mancare il terreno da sotto i piedi, no? È come se ti manca appunto il terreno su cui poggi la tua esistenza. Però è proprio così, perché la famiglia non è soltanto quella in cui nasci biologicamente, la famiglia è un mondo che ti crei. Io posso dire che nella mia famiglia ho grandi affinità e grandi lontananze affettive, mentali e morali. Proprio siamo diversi tra di noi, e alcuni, proprio i tuoi, alcuni miei grandi nemici, tra virgolette, alcuni miei grandi, alcune delle persone che più mi ostano, alcune delle persone che più mi osteggiano, ecco, sono proprio nella mia cerchia familiare abbastanza stretta, e quindi questa è una cosa che ho imparato molto giovane e che però mi ha dato grande forza e grande gratitudine per coloro che invece nel mio ambito familiare mi supportano e mi confortano sempre. Ho imparato che al dolore ci si abitua, ma il dolore non si placa, nel senso che ho imparato che i grandi dolori della vita ti segnano talmente tanto che a un certo punto è come se te ne distaccassi per prendere distanza, per prendere fiato. Questo distaccamento ti porta all'abitudine di averli con te, di portare con te questi dolori, queste ferite pungenti, che però
sono un leitmotiv della tua vita, non ti abbandonano mai. Quando ovviamente mi riferisco alla morte di mio padre, il grande dolore che ho avuto io nella vita è stato questo, fortemente. Il più grande dolore della mia vita è stato questo, perdere un papà quando avevo 23 anni, così improvvisamente, lui ne aveva solo 59. E oggi come oggi posso dire di avere, di provare lo stesso dolore, però assuefatta. Mi sono abituata, cioè io quando ci penso sento quel peso gravoso qua, però accettato, metabolizzato. La nostalgia non si placa neanche di un attimo, però riesco a sostenerlo perché è come se il fisico si abituasse, se la mente si abituasse. Non è rassegnazione, eh? Badate bene, è solamente assuefazione al dolore, è come se ci si è abituati a portarlo e quindi ho imparato che alcuni dolori non passano mai, ma ci si abitua, ci si può convivere, anzi ti fanno compagnia e ti dirigono in certi momenti della vita. Cambio argomento, se no piango. Allora, ho imparato che nasciamo soli e moriamo soli. E con questo voglio dire, semplifico questo concetto con il chi fa da sé fa per tre. Nel senso che dobbiamo abituarci a sbrigarci le nostre cose da soli. Specialmente noi femminucce molto spesso ci adagiamo su chi ci sta accanto. Forse questo succedeva più qualche tempo fa, per fortuna adesso molto meno, ma ancora oggi io vedo molte mie coetanee adagiarsi totalmente sul fare del marito. Bene, questa è una cosa che io non condivido assolutamente. La famiglia, il matrimonio è una squadra al 50%, tutti devono sapere tutto di tutti. Non esiste che il marito si occupi di determinate cose e la moglie di altre. Poi ci si può dividere i ruoli, ma consciamente, con la consapevolezza che se la moglie dovesse fare un qualcosa, potrebbe farla autonomamente e da sola. Ma questo anche nella vita di tutti i giorni, no? Anche nel cambiare una ruota della macchina piuttosto che cucinare per gli uomini, insomma, vediamola da ambe le parti, o stirarsi una camicia per gli uomini. Sto banalizzando, non la voglio fare solamente, non voglio vedere questa cosa solamente dalla parte delle donne, voglio vederla da ambo le parti. Tutti e due i sessi siamo autosufficienti e dobbiamo poter condurre una vita autonoma da soli. Quindi, con la consapevolezza che quando le cose ce le facciamo da noi, vengono sicuramente meglio, ma non perché gli altri non prestino cura, ma perché se ce le facciamo da noi, le facciamo come diciamo noi. Quindi chi fa da sé fa per tre. E quando teniamo a qualcosa in particolare, a maggior ragione, non demandiamo, facciamola da sola, perché io so che quando voglio una cosa fatta bene, come dico io, devo farla io. È inutile, non ci sono scappatoie. Se demando, quella persona a cui ho domandato la farà a modo suo, che non sarà il mio modo e che non mi soddisferà al 100%, ma non potrò lamentarmi perché l'ha fatta lui a modo suo. Come quando mandiamo i mariti a fare la spesa, loro portano la loro spesa vista dal loro miglior punto di vista, poi noi ci incavoliamo e no, è colpa nostra. Se la volevamo fatta bene, ci andavamo noi. Se la volevamo fatta secondo i nostri principi, più che fatta bene, ci andavamo noi. Dal momento in cui demandiamo a qualcun altro, dobbiamo lasciare anche che l'altro faccia da sé e per tre. Ho imparato che invecchiando si diventa più moderni, e più aperti e meno bigotti. Ho imparato crescendo, mi sono riscoperta molto più open mind di quando avevo 17-18 anni, in cui ero chiusa all'interno di preconcetti che vedevano la donna di 40 anni essere così, di 30 essere colì, di 20 essere colà, di 10 essere così, il ruolo dell'uomo essere questo. Io da ragazza ero molto più chiusa, cercavo sempre la cosa giusta da fare. Adesso mi riscopro quarantenne con la cosa bella da fare, la cosa che voglio fare. Quindi è quel mio essere in quel modo bigotto. Mi ha portato grande infelicità nella parte più giovanile della mia vita, mentre questo aprire la mente alle possibilità e all'eventualità della diversificata dell'esistenza mi ha portato la più piena
più grande serenità, armonia interiore e felicità. Quindi ho imparato che crescendo si migliora e si migliora perché si esce da da quella fitta rete di preconcetti che ci costruiamo da piccoli per avere dei punti di riferimento, probabilmente. Ho imparato che il prossimo, la persona con cui interloquiamo, al 90% dei casi si ferma all'apparenza più che alla sostanza, si ferma al modo in cui noi stessi ci raccontiamo e non al modo in cui effettivamente siamo. La maggior parte delle persone oramai ha sviluppato una pigrizia mentale per cui gli va bene ciò che vede. In tutte le cose, se voi ci pensate, in TV passano cose improponibili, ma anche su YouTube passano cose improponibili, ma noi le accettiamo perché ci fermiamo al piccolo strato di evidenza senza grattare sotto. E il mondo molto spesso va male proprio per questo, perché non ci limitiamo, perché noi ci limitiamo ad osservare l'esteriorità, ad osservare quello che passa il convento senza ad andare a indugiare e a guardare bene bene in fondo se quelle persone di cui noi ci stiamo fidando, su quelle persone con cui noi parliamo, effettivamente sono così come si raccontano o sono molto diverse da quello che appaiono. Però ho imparato che al 90% le persone sono talmente pigre e stanche che si fermano all'apparenza e questo è bruttissimo. Ho imparato che senza la mia arte non potrei vivere. Senza la mia arte. Senza la mia arte, che non è un'arte da artista affermata internazionale, ma senza i miei momenti di esplicazione del mio io in forma artistica, non potrei vivere. Senza i miei stupidi lavoretti non sarei felice, stupidi lavoretti tra enormi virgolette, qui parafraso qualcuno che epiteta così le cose che faccio, senza le mie divagazioni mentali, senza i miei colori, senza le mie gomme, senza l'odore della gomma pane, senza il truciolato delle matite tra le mani, senza sporcarmi di pittura, senza avere un piano da lavoro completamente pasticciato davanti, senza il mio caos mentale che riordino all'interno di un foglio di una tela, veramente io non potrei vivere, mi sentirei come senza un arto, mi sentirei veramente mutilata di qualcosa, quindi senza la mia arte non potrei mai, mai, mai vivere. E parte di me non è una cosa che faccio, è una cosa che sono. Non so se riesco a spiegarvelo, spero di riuscire a passarvelo su Arte per te, ma è una cosa che sono. È una cosa che mi fa terribilmente incavolare e quando vedo qualcuno, anche di voi, ma delle persone, no? Che racchiudono l'arte solamente in quella di Van Gogh, Picasso, Monet, quando invece l'arte è attorno a noi e noi siamo dei recipienti da riempire di arte. Sparano a zero magari molte persone sulle creazioni altrui, deridono la creatività altrui, non sapendo che in quella derisione, in quel rimpicciolire le gesta artistiche di qualcuno, risiede la loro magnificente piccolezza. Loro hanno perso l'estro e vorrebbero schiacciare le. Chi ha il coraggio di esplicare il proprio. È il tripudio della piccolezza, vedere come alcune persone cercano di ridurre l'operato artistico al nulla, quando è quello da cui proveniamo e quello verso cui andremo. E qui mi fermo. Qualche volta dovrò farlo un'invettiva artistica su Arte per te. Parlerò per 3 ore e mezzo, preparatevi. E dopodiché YouTube chiuderà il mio canale. Ho imparato con mia somma sorpresa, udite, udite, che so fare la mamma, non ci avrei scommesso 2 lire. Sì, io passo di palo in frasca perché le cose mi sono venute così random nel cervello. Ho imparato che so fare la mamma e che mio figlio mi ha preso come punto di riferimento. Non ci avrei scommesso 2 lire. Voi dovete sapere che quando io ho saputo di essere incinta di Enzo, mi sono messa a piangere per 2 giorni e mezzo perché non mi sentivo pronta, io stessa quasi dicevo,
in dialetto mi sentivo una paghiola, cioè una bambina mai cresciuta. E non pensavo di riuscire a fornire a mio figlio gli strumenti per crescere bene. Invece mi sono accorta che Enzo è un bambino sereno, tranquillo, felice. Lui mi dice: mamma, io sono felice. Quindi io ho imparato che ho saputo, so fare la mamma. Almeno fino a questo momento ci sono riuscita. Del futuro non v'è certezza. Ho imparato che l'amore vero esiste ed il matrimonio, la convivenza può essere la più bella delle esperienze se si fa con la persona che si ama veramente. E ho imparato che, facendo rewind nelle mie storie, che uno lo sa dentro quando è la persona che ami veramente. Perché se nella testa, quando lo baciate, quando lo amate, vi spunta un pensierino o avete sempre quel magoncino o avete sempre un retropensiero che vi dice c'è qualcosa che non va e che poi automaticamente molte persone schiacciano e cercano di non sentire, sapete, il diavoletto e l'angioletto, ecco, lì io nelle mie storie precedenti ho sempre avuto queste remore, questi retroscena mentali che automaticamente schiacciavo per non sentire. E poi Gabriele. E tutto questo svanisce e anche quando ci sono dei difetti li si apprezza, ci si ride su perché tutti abbiamo dei difetti e non è che Gabriele è l'uomo perfetto, io sono la donna perfetta del Mulino Bianco, sforniamo pangoccioli e wow, litighiamo, discutiamo, abbiamo i nostri momenti di sfumata, però sempre circoscritti a quell'attimo, no? E quindi ho imparato che il matrimonio è una cosa meravigliosa. E dice: sì, Ombretta, l'hai imparato perché allora perché ti sei sposata? E mi sono sposata col punto interrogativo perché non sapevo effettivamente come fosse, vedendo tante cose che non andavano bene in giro. La mia famiglia, devo dire, per fortuna mia madre e mio padre hanno avuto un bel matrimonio, però vedevo attorno a me tantissimi matrimoni che non funzionavano, tantissime coppie che si accontentavano, tantissime coppie che si sopportavano. Non lo so, io trovo che il matrimonio sia la culla dell'anima, il posto dove tu sai che puoi rifugiarti in qualunque momento, qualunque cosa ti accada, troverai sempre una persona che ti comprende, anche solo in silenzio che ti abbraccia. Poi adesso nel matrimonio c'è anche Enzo. Insomma, è un qualcosa di troppo bello e ho scoperto esserlo. Con grande sorpresa, perché sì, pensavo fosse una cosa bella, ma pensavo fosse una cosa bella piena di tanti piccoli compromessi. Invece no, è una cosa bella se fatto con la persona giusta, piena di tante esaltazioni del sé. Stupendo. Consigliato. Allora, ho imparato che tutto il tempo risparmiato prima lo si perde poi. Ho imparato che tutte le scorciatoie che si prendono nella vita. Esempio, faccio un lavoro, salto un paio di passaggi perché per sbrigarmi, poi dopo perdo 3 quarti d'ora di tempo per rimediare ai passaggi che ho saltato perché devo fare un giro immenso per arrivare al punto in cui devo. Non lo so, ho imparato che ogni passaggio che mi abbrevio nella vita, che cerco di spicciarmi, di abbreviarmi, poi alla fine se lo faccio mi fa perdere il doppio del tempo. Quindi ho imparato a fare le cose step by step, ordinatamente, a svilupparle in ogni cardine per poi avere alla fine risultato. Questo mi porta ad avere l'ottenimento delle cose con enorme fatica perché devo fare tutta la trafila, però mi porta ad avere l'ottenimento della cosa, cioè quello che agli altri riesce a fare in 4 e 4 8, perché magari prendono delle scorciatoie, a me non è dato di prendere scorciatoie, ci arrivo lo stesso seguendo la strada maestra, quella più lunga, quella più certa, e quindi ho imparato che abbreviare l'inizio fa allungare alla fine. Ho imparato che nella vita, quando fai del bene, ricevi sempre del male dalla persona a cui fai del bene, ma ho altresì imparato che ricevi lo stesso bene da altre persone. Quindi
Quindi ho imparato che quando bisogna fare qualcosa per, quando si decide di fare qualcosa per gli altri, lo si deve fare disinteressatamente, senza aspettarsi nulla in cambio. Dalla banalità che può essere il regalino, alla cosa importante che può essere la solidarietà in un momento difficile. Quando capiterà a noi di dover ricevere un regalino o di avere solidarietà, io non ho mai ricevuto quel regalino, per intenderci, sono esempio, quella solidarietà dalle persone a cui l'ho data, anzi, quelle persone sono state quelle che molto spesso mi hanno subito tradita dopo aver ricevuto del bene da me o mi hanno subito fatto del male. Però la stessa mole di bellezza, di beltà, di bene l'ho ricevuta da altro, quindi il bene è un'energia che circola in maniera scomposta. Tu dai bene e ricevi bene, ma non dalla persona a cui lo ricevi come eco da qualcun altro. Dalla persona a cui dai del bene, all'80% dei casi io ricevo del male. È un karma, proprio una legge cosmica per quanto mi riguarda. Faccio del bene, ricevo del male. E mi incacchio come una biscia. Dopodiché, però, il cosmo mi abbraccia e mi fa ricevere del bene da altro. Questa è una delle regole fondanti della mia vita. Appena faccio del bene, il primo colpo da parte di quella persona è a me, sicuro, sui denti, sulla schiena, quando meno me l'aspetto. E certo, poi però il bene mi torna da altro. E comunque io lo reputo un doppio bene perché automaticamente elimino quella persona che non mi era amica e che invece mi portava un dispendio di energie, perché fare del bene è un dispendio di energie, e nello stesso tempo acquisisco nuovo bene, quindi nuove amicizie dall'altro, da altro, e quindi è anche quello un impedimento da cui si trae giovamento. Una di voi, una volta io parlai già di questo fatto, mi consigliò un libro, La sindrome dell'ingrato. Fantastico, è vero. È come se scatta una sorta di rivalsa verso chi ti fa del bene. Quella pendenza che tu hai verso quella persona te la fa trattare male, perché è come se tu ti sentissi in debito verso di lei e quindi proprio la vuoi eliminare, come se avessi una pendenza verso quella persona. La sindrome dell'ingrato è una cosa reale di cui io sono stata molto spesso vittima, però ripeto, poi il bene l'ho ricevuto da altro. Ho imparato abbastanza tardi che è importante vivere la vita e non farsi vivere dalla vita, o meglio, prendere in mano le situazioni e condurle, che non andare in balia della corrente, che non seguire lo sciame, che non seguire la folla, anche nelle scelte che possono sembrare popolari, prenderle con coscienza. Questo non significa essere anticonformisti per forza, ma significa prendere le proprie scelte non perché è così, non perché si fa così, non perché è meglio così, ma perché io credo sia la cosa giusta. E in tutto quello che faccio, anche su internet, ho scelto di fare così, invece di viverlo passivamente. Non c'è nulla di male nel viverlo passivamente, eh? Molti si limitano a prenderlo come uno strumento di ricezione. Nasce fondamentalmente per quello, ma io ho più piacere a usarlo come uno strumento di creazione, quindi da quest'altro lato, perché ne traggo più giovamento per la mia personalità, ne traggo più arricchimento per me stessa. È un modo per compartecipare in maniera tangibile delle cose, e quindi preferisco non stare nel flusso, ma nuotare affannosamente fuori dalla scia e sentire tutta l'acqua che ti bagna la faccia e la fatica dei muscoli. Ecco, preferisco questo. Ho imparato che la politica non fa per me. Non mi piace, non solo non mi piace la politica, e qua perderò qualcuno di voi, non mi piacciono nemmeno quelli che fanno politica attivamente. Secondo me, già per essere là non vai bene. Hai fatto qualcosa che non va, già a priori. Non mi piace, non mi piace perché non la trovo in questo momento storico specialmente rappresentativa di qualcosa. Non me la sento addosso, è qualcosa senza la quale potrei vivere tranquillamente. Io ho i miei ideali, ma non sono politici, sono etici. Sono
Sì, ideali etici. La politica dovrebbe nascere dall'etica e invece molto spesso non nasce da questo. No, e quindi non mi ci trovo dentro. Ci siete ancora? Siete svenuti? Troppo lunga? C'ho un'età, ragazzi. Ho imparato che internet è qualcosa di meraviglioso. L'ho imparato grazie a voi, l'ho imparato grazie ai miei canali YouTube, ai miei social. Ho imparato che vivere una vita su internet, oltre che ovviamente una vita nel reale, è un ampliamento dell'esistenza e non una riduzione, come vogliono fare credere molti. È un'implementazione della nostra potenzialità di veicolare i pensieri. È stupendo. Io in questo momento sto parlando con voi che siete sparsi in tutta Italia. Quale altro mezzo mi potrebbe dare questa possibilità di prendervi contemporaneamente, così diversi, così localizzati in posti diversi, differenti come tipologie, come sesso, come momenti della vita, è qualcosa di spettacolare. A qualcuno starò facendo storcere il naso, a qualcun altro starà lì ad annuire, qualcuno starà stirando, qualcuno starà lavorando, insomma, è un mezzo bellissimo. È un mezzo bellissimo, pieno di brutture anche, perché naturalmente, come tutti i mezzi, deriva la loro resa dall'utilizzo che se ne fa. Quello è ovvio. Io non demonizzo internet, non demonizzo il computer, non demonizzo il web, demonizzo le persone che ne fanno un cattivo uso. Ho imparato che l'onestà paga sempre e che molto spesso il male sta nell'occhio di chi guarda. E queste due cose viaggiano di pari passo. L'onestà paga sempre, nel senso che comportarsi onestamente con se stessi, intellettualmente e con gli altri, sia praticamente che intellettualmente, è un qualcosa che ti ripaga in termini di tranquillità, ti dà la coscienza a posto. Poi ci sono persone che riescono a veder male lì anche dove male non c'è. E io quello penso che sia un problema di queste persone che hanno proprio il marciume radicato in testa, cioè il dover per forza spiluccare del male, anche nelle situazioni in cui male non ce n'è, in cui le cose vengono fatte così normalmente, in cui la vita scorre serena, ecco lì, e ce n'è tantissime, sono quelle persone negative che trovano, ah, ha fatto questo per raggiungere questo scopo. No, uno magari fa questo perché gli va di fare questo, ha aiutato Tizio perché così poi Tizio un domani lo aiuta, che ne so, qualunque cosa tu faccia, ha detto che quella penna è bella perché così, nel mio caso, gliene mandano altre 100. No, non è sempre così. Ognuno, ricordatevi sempre, misura col proprio metro. Al 90% dei casi, se la gente vede male, è perché pensa male. Quindi ho imparato proprio questo, che l'onestà risiede nell'essere pacificati in se stessi, nulla ripaga di più di questo. E di contro ho imparato anche che la gente, come vi dicevo prima, se vuol veder male, vede sempre, perché ognuno misura con il proprio metro. Molto spesso ci troviamo accusati, molto spesso di situazioni mai compiute, mai pensate. Magari diciamo una cosa e viene interpretata in maniera del tutto sovvertita rispetto a quello che vogliamo dire. Perché molte persone il male lo hanno qua e quindi pensano come se fossero stati loro a dire quella cosa. Se loro avessero detto quella cosa, l'avrebbero detta con quell'intento. Ma questo non significa che se noi diciamo una cosa, la diciamo con lo stesso intento. È così, ognuno misura col proprio metro, ma l'importante è essere sempre onesti, così quando ci confrontiamo con i metri degli altri, anche se non coincidono le misure, noi comunque abbiamo la coscienza a posto. Ho imparato che nella vita è essenziale avere il coraggio di perseguire le proprie idee, anche quando sono apparentemente sbagliate per i più. Se noi siamo intimamente convinti che la nostra idea è giusta, che il nostro progetto sta nel giusto, che le nostre intenzioni sono nel giusto, dobbiamo anche imparare ad imporci quella sorta di menefreghismo nei confronti del giudizio altrui. Uno per tutti.
Esempio banale. Se io avessi dovuto ascoltare la vox populi che c'era dietro le mie spalle, non avrei mai dovuto lasciare giurisprudenza al quarto anno per iscrivermi in restauro. Capite bene che avrei fatto l'errore più grande della mia vita. Se io avessi dovuto ascoltare vox populi anche delle persone a me più vicine, anche la mia mamma per intenderci, lo posso dire perché Gabriele lo sa, non avrei dovuto sposare Gabriele per il nostro divario di età. Sarebbe stato uno degli errori più grandi della mia vita. Tutte e due le scelte che ho preso, che hanno portato grande beneficio alla mia vita, comunque sono state delle scelte difficilissime. Lasciare 4 anni di studi attivi in giurisprudenza per iscrivermi in restauro. L'ho fatto, ho avuto il coraggio di prendere quella decisione andando controcorrente, ma quel coraggio presupponeva un impegno micidiale. Presupponeva nessun margine di errore nello svolgimento dello studio, nessuna incertezza. Idem, Gabriele. Una scelta che avrebbe potuto compromettere tutta la mia vita dal punto di vista lavorativo, perché era un mio ex allievo, avrei potuto passare per quella che non sono. Ho rischiato, ero disposta a perdere il lavoro per Gabriele. Con la mia famiglia, gente vicina a me di grado parentale, mi ha dato 3 mesi. 3 mesi di matrimonio, proprio detto in faccia. Me ne sono fregata perché io sapevo che quella era la cosa giusta. Ora sono 9 anni, altro che 3 mesi. La vera giustizia, la vera cosa giusta per voi la sapete solo voi, e dobbiamo tutti noi, è un lavoro che si fa costantemente perché è bruttissimo ed è costante l'essere influenzati dagli altri, ed è anche normale perché viviamo in una società fatta di scambi di opinioni, di idee. È bene ascoltare tutte le idee, analizzarle, farle proprie e poi autonomamente prendere le scelte che sono più giuste per noi. Quindi bisogna avere il coraggio di portare fino in fondo le nostre scelte quando sono comunque delle scelte dettate da dei profondi modi di sentire. Ho imparato che la mia più grande educatrice, sembra stranissimo, no, una delle mie grandi educatrici è stata la TV per i ragazzi, i cartoni animati giapponesi. Io ho imparato tantissimo di etichetta, di lessico, di modi romantici di vedere la vita, di altruismo, di generosità, di bontà, di cattiveria, tutto dai cartoni animati. Certo è che i cartoni animati dei miei tempi erano delle opere immense e bellissime, per citarne qualcuno, Lady Oscar, e anche lì, no? Anche lì la sessualità, le prime cose sulla sessualità, il flirt, gli amori, le privazioni, i tradimenti, tutto imparato attraverso questi cartoni. Candy Candy, il cartone più triste del mondo, una sfiga sta Candy, una dietro l'altra, ma comunque la tenacia, no? Il vedere sempre positivo, l'andare avanti, domani è un altro giorno. La storia imparata attraverso i cartoni animati, il Tulipano Nero e Lady Oscar. Io conoscevo la storia di Francia benissimo perché poi me l'andavo a leggere sul libro, ho letto la biografia di Maria Antonietta che avevo 12 anni. Insomma, erano delle forti influenze nella vita, ma anche i cartoni spensierati. Ho imparato anche ad essere felice con poco guardando Hello Spank. Hello Spank è uno dei miei cartoni animati preferiti. La semplicità, la bellezza dell'amore verso gli animali, che poi ho ritrovato con i miei apricot e bucle, la spensieratezza dell'essere ragazzi e vivere i problemi di ragazzi. Erano tutti cartoni animati divertenti, ma nello stesso tempo che aiutavano a crescere i ragazzi. Quindi io ho imparato che sono anche quella che sono grazie ai cartoni animati giapponesi, che voglio fare rivedere a Enzo. Enzo ha già cominciato a guardare Hello Spank. Ho imparato ad accettare i miei difetti e a renderli caratterizzazioni del mio essere.
È stata durissima. Io ho dei difetti, ne ho tanti come molti di noi, alcuni sono perfetti, io non ambisco alla perfezione e non sono per niente perfetta e ho sia dei lati caratteriali che dei lati fisici che sono proprio difettosi, che non vanno e sono cose che non cambieranno mai perché i difetti sono molto più tenaci dei pregi a rimanere addosso. Perché ci caratterizzano, sì, il difetto è quello che ci fa ricordare agli altri. Un mio grande difetto è la golosità, per esempio, ed è difficilissimo da scardinare. Quello mi rimarrà per sempre, ma è una caratterizzazione del mio essere. Poi ho un grande pregio che è la tenacia di non lasciarmi andare alla golosità. Quello è un'altra cosa. Però quella golosità latente è sempre lì lì pronta per buttarmi nel baratro del magna magna generale, oppure che ne so, la prepotenza è un mio grande difetto che cerco di sedare, ma su cui scherzo tantissimo. Difetti ne ho parecchi, mi caratterizzano, ho imparato ad amarli, ho imparato a controllarli e soprattutto ho imparato a riconoscerli. Perché se riconosci il difetto riesci anche un attimino a tamponarlo. Certe volte il difetto però è anche ciò che ti salva. Perché chi non supera il difetto, chi non ama i tuoi difetti, si allontana autonomamente, ma chi non ama i tuoi difetti non è amico veramente, perché io un amico lo prendo in toto, con pregi e con difetti. Quindi il difetto è anche una schermatura verso coloro che non tengono veramente a noi. Gabriellino ama tutti i miei difetti, vero amore? Anche la logorrea, altro difetto, che lui in questo momento starà sicuramente amando tantissimo. Ho imparato che sono un'amica difficile, forse una pessima amica, inteso nel genere amichevole, nell'accezione amichevole che ognuno ha dell'amicizia. Io sono un'amica del cuore, non un'amica del cuore nel senso che siamo sempre vicini, un'amica del cuore nel senso che tengo gli amici nel cuore, ma non riesco per contingenza e per carattere ad esplicare troppo questo sentimento. Io non sono una sentimentale nell'amicizia, non sono una carnale, non sono una di quelle che ti abbraccia, che ti stringe a braccetto, che ti dai baci, assolutamente no, sono una molto riservata, ma nello stesso tempo sono una molto aperta. Non sono una che ti chiama ogni giorno, sono una che non si fa sentire per 3 mesi, ma quando la chiami è come se l'avessi sentita ieri. Ecco, e a molti non basta, e io lo capisco, ma io non posso dare niente di più di questo, perché io do tutto. Cioè, un'amica, per esempio, ho una cara amica che si chiama Cristina, ora è incinta, io la penso ogni giorno, ma non prendo il telefono e non la chiamo perché non mi capita, ma non è che non la penso, non è che non sono lì con lei in quel momento, non è che già non ho pensato a cosa regalare alla bambina, cosa fa. Già so tutto nella mia testa, ma lei non lo sa ovviamente, per questo dico non sono un'amica facile, però Cristina è un'amica vera perché mi tiene così, con i miei pregi e i miei difetti, non mi ha mai fatto storie del tipo ma ci sono problemi, perché non mi chiami, perché quelle cose mi mettono in crisi. Mi capitano spesso che le persone mi dicano ah ma tu non mi chiami, che c'è successo qualche cosa, ecco lì io là entro nel panico. Recentemente è successo anche con un'amica di noi che mi segue, però ha capito perché è una persona intelligente. Io sono un'amica così, riesco a dare quello che riesco a dare. Ci sono momenti in cui ci vediamo spessissimo, vuol dire che io sono più libera, ma quando lavoro, quando sono oberata dagli impegni, quando ho la famiglia che assorbe tutte le mie energie, io ci sono. Se dovesse succedere qualcosa lascio tutto e scappo, ma nella normalità dell'esplicazione delle vite io ci sono, anche se non mi faccio sentire. Poi quando ho quei 10, 15, mezz'ora spesso liberi, da dedicare completamente a quell'altra persona in modo che io me la possa godere, prendo il telefono e chiamo, oppure usciamo. Ecco, io sono così, sono da rari momenti pieni, che non da tanti momenti magari mentre sto stirando, per intenderci, ma sono un'amica difficile, l'ho capito. E avviso, avviso, arrivo col foglietto illustrativo.
Ho imparato, grande, grazie a mio padre, la bellezza di amare un peloso, un animaletto, i miei cagnolini, per intenderci. Ho avuto prima Apricot e poi Bouclé. Ho imparato quanta ricchezza si possa trarre dall'amore incondizionato di un esserino a quattro zampe, e anche a due se è un uccellino, voglio dire. È qualcosa di appagante, pieno, ma è frustrante, senza mai tensioni emotive. È sempre qualcosa di bello, anche nei momenti tristi. Per esempio, Apricot poi si ammalò, ma l'aiutarlo, il raggiungere degli obiettivi, faticosissimo naturalmente, ma sempre bello, perché vedi in quegli esseri così puri il coraggio, la forza, l'amore, tutto alla stregua più alta, tutto è portato ai massimi livelli, l'affetto nei tuoi confronti. È un arricchimento costante avere un pelosetto per casa. Io diffido tantissimo delle persone che mi dicono: io e gli animali, due mondi ce ne sono, le comprendo, però trovo nella loro rigidità una limitazione enorme della loro persona. Capisco che molti per questioni igieniche, ma voglio dire, dipende tutto da come vengono tenute gli animali in casa. Ci sono Bouclé, un animale pulito, per quanto possa essere sempre un animale, va a passeggio comunque per la strada, quindi non lo so, penso che siano più idonei che non gli sconti da pagare. E ho imparato che è un grande arricchimento, sia per la vita di un adulto che per la vita di un bambino. Lo vedo anche con Enzo, sono una ricchezza immensa. Ho imparato che per far entrare tante cose in una giornata, bisogna pensare passo per passo. Nel senso, se io penso, prima di cominciare, che devo fare una mole di lavoro infinita, non è neanche inizio. Se io invece scrivo tutto quello che devo fare in una lista senza dare un giorno, quindi il planning, perché non avete mai visto farmi un planning, un'agenda? Perché a me il planning non mi interessa. Io, che in quel giorno devo fare da qui a qui, lo trovo limitante e limitato, perché se io in quel giorno riesco a sforare da quel lì a lì e fare molto di più, è qualcosa che mi sono tolta dal giorno dopo. Quindi cosa faccio? Io faccio un planning di vita. Mi segno anche sull'agenda, non ce l'ho qua, ma intere pagine di cose che devo fare, e poi durante la giornata ne faccio una alla volta e vado a spuntare. Non mi do un planning, un limite, devo fare 5 cose. Può essere che in un giorno ne faccia una, può essere che in un giorno ne faccia 25, ma se quell'una dura per 25, così non mi sento frustrata. Secondo me i planning frustrano terribilmente se non riesci a concludere, gratifichino tantissimo se riesci a concludere quello che devi fare, ma molte volte, in maniera teorica, sembra tutto facile, poi in maniera pratica succede l'inghippo, e non è giusto che l'inghippo ti faccia sentire in colpa sullo scorrere della tua vita. Quindi ho imparato che affrontare le cose step by step aiuta a farne di più. Ho 200 cose da fare? Bene, me ne scrivo tutte per non dimenticare, poi vado a fare momento per momento, senza perdere tempo, una dietro l'altra, così riesco a farle di più che non scrivendomi in un planning le 5 cose che devo fare in un giorno. Ho imparato che sono una pessima casalinga, non riesco proprio a portare avanti le mansioni domestiche, stirare con una frequenza, le pulizie fatte con una metodicità assolutamente. Io faccio tutta la sans-façon, quando capita, quando posso, molto spesso non le faccio, stendo benissimo per stirare di meno, sono una pessima casalinga, e l'ho imparato sul campo, e per fortuna che mi aiuta moltissimo Gabriele, è uno dei miei grandi limiti. Ho imparato a fare la pizza. La mia pizza è una delle cose più buone che esistano al mondo. Ho imparato con grande fatica, perché fare la pizza è una cosa difficilissima, ma alla fine ci sono riuscita. E con la mia panimpasta alla napoletana, vi metto qui dove ce l'hai col pallino su due cuori una cappa il video del panimpasta alla napoletana interpretato da me, viene una cosa splendida.
spettacolare, provatelo. Ho imparato a fare la pizza, grande soddisfazione. Ho imparato a cucinare tutto. E dico tutto perché prima sapevo cucinare soltanto i dolci. Dopodiché, piano piano, la cucina ha preso il sopravvento e ho imparato a avere il gusto di cucinare tutto. Anche i secondi, che sono la cosa che più odio da preparare, perché sono la cosa che più odio da mangiare. Quindi una grande conquista è stata l'apprendere a cucinare, l'apprendere l'arte della culinaria, perché è una cosa che mi gratifica veramente, veramente tanto. Bene ragazzi, io ho perso il conto, non so quante cose ho detto. Se ne ho dette di meno vuol dire che dimostro meno della mia età, se ne ho dette di più vuol dire che sono una Matusalemme. Non lo so, ho perso il conto. Ecco, un'altra cosa che ho imparato è che io vado molto a braccio e molto poco con cose preparate, su tutto, perché io vado di pancia, di impulso, di quello che mi piace. Se non ho più niente da dire, è inutile che mi segni delle cose per forza per dirle.